Eccoci mister, una vittoria che vi proietta ai posti alti, vi mantiene ai posti alti della classifica, un 3 punti esterni conquistati che fanno bene sotto tutti i punti di vista. È stata la partita che vi aspettavate? Da parte loro sì, da parte nostra volevo fare un qualcosina in meglio, però il terreno non ci ha aiutato e forse anche la giornata no di alcuni nostri giocatori, però mediamente la formazione nostra ha fatto comunque una buona gara. Secondo lei cos'è che ha fatto la differenza? Perché sembrava abbastanza equilibrata, occasioni per parte, è un 2-0 che forse anche ha penalizzato un po' troppo il Portogruaro. Sì, un pochino sì, perché il nostro portiere comunque ha fatto un paio di interventi importanti e che probabilmente hanno fatto anche la differenza nel computo generale della gara. Comunque la nostra squadra per me ha dato dimostrazione di compattezza. Questo va ulteriormente a confermare quello che comunque stiamo facendo in questo momento del campionato. Sì, si dice che la fortuna aiuta gli audaci, c'è stata una traversa, ma comunque voi non avete rubato niente. E questo vi proietta dove? Quali sono le vostre ambizioni adesso? Qui sono molto sincero, noi in questo momento viviamo la giornata, nel senso che noi vogliamo far bene ogni domenica e sinceramente fare valutazioni in prospettiva è molto pericoloso e non mi piace neanche farli. Quindi mi fermo a questo. Grazie mister. Prego, arrivederci, grazie.